Non ha avuto i nostri voti, però da oggi Mattarella è il presidente di tutti gli italiani. Ci aspettiamo che si comporti seguendo i doveri che caratterizzano la sua alta carica e quindi già ci aspettiamo che nelle prossime settimane non firmi l'Italicum, la legge elettorale che ha gli stessi identici vizi di incostituzionalità del Porcellum, una legge che lui stesso, Mattarella, quando era giudice della Corte Costituzionale, bocciò. Per quanto riguarda noi, siamo alle solite. La chiamano inconsistenza, noi la chiamiamo coerenza. Ci dicono che stiamo all'angolo, noi la chiamiamo serietà. Si chiama prova dei voti. Non abbiamo mai tradito il mandato elettorale. Non abbiamo tradito i 51.000 cittadini che hanno espresso una preferenza in Posimato. Ci siamo questa volta anche fatti vedere giustamente, anche aperti, per poter mettere in difficoltà un patto, quel patto del Nazareno, Renzi e Berlusconi, che evidentemente è più solido che mai. Oggi Mattarella è stato votato da tutti, è stato votato dal Fano, il quale probabilmente è stato ricattato da Renzi, no? Ricattato politicamente. Occhio che perdi la poltrona del ministro dell'interno se non lo voti. Alcuni anche di Forza Italia, che ieri sputavano fuoco contro il governo, hanno votato Mattarella. E comunque oggi, mentre si parla del Presidente della Repubblica, non ce lo dimentichiamo, in Sicilia 23 imprese sono state aiutate grazie al taglio degli stipendi dei nostri parlamentari e una fabbrica di birra, la birra Messina, che aveva chiuso, è stata riaperta grazie appunto a un sostegno economico venuto dal taglio dei nostri stipendi, dei deputati dell'ARS, dell'Assemblea regionale, si sono tagliati lo stipendio e hanno permesso la riapertura di questa fabbrica che ora è gestita dagli ex dipendenti in cooperativa. Noi siamo questo, prendere o lasciare, siamo questo. Noi in 2 anni non abbiamo mai tradito un voto. Alla prova dei voti non abbiamo mai tradito, non abbiamo mai votato contrariamente al nostro programma, non è mai successo. E il Presidente della Repubblica ha un ruolo, si chiama la prova della firma, cioè se firmerà tutto come i precedenti, come Napolitano, sarà stato uno dei tanti. Se invece si opporrà a determinate norme, a determinate leggi incostituzionali, vedremo se marcherà la differenza. Sul patto del Nazareno, e concludo, lo vediamo tra pochi giorni. Tra pochi giorni ritornerà, no, quella norma, il famoso 3%, quella legge che dovrebbe salvare il deretano di Silvio Berlusconi e di tanti altri maxi evasori. Lo vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà. Noi pensiamo che sia sempre un sistema ben organizzato che va contro i cittadini. Vedremo. Buon lavoro al Presidente della Repubblica, e noi siamo questo. Non ce lo dimentichiamo mai.